Intorno al 1506 Ariosto comincia la stesura dell'Orlando Furioso, un poema epico cavalleresco in ottava rima. Egli riprende l'Orlando innamorato nel punto in cui Matteo Maria Boiardo l'aveva interrotto. Ariosto porta a termine la prima redazione del poema nel 1515 e la pubblica nel 1516, dopo ben 17 ristampe nel 1521 egli pubblica la seconda redazione contenente diverse correzioni che non mutano tuttavia l'assetto complessivo dell'opera. Negli anni successivi Ariosto realizza una più cospicua revisione linguistica, stilistica e strutturale. Sul piano linguistico egli cerca di adeguare la lingua del Furioso al modello di lingua italiana promosso da Pietro Bembo nelle prose della Volgar Lingua. Tale modello è in sostanza il toscano illustre. Ariosto elimina così sia i termini di origine padana, ferrarese, sia quelli latineggianti. Dal punto di vista strutturale, egli aggiunge 6 nuovi canti, tra cui quelli finali, dedicati quasi interamente a Ruggero, portando così il poema da 40 a 46 canti. Questa terza definitiva redazione viene pubblicata nel 1532. Il poema è dedicato al cardinale Ippolito d'Este e la dedica viene mantenuta anche dopo il passaggio di Ariosto alle dipendenze del duca Alfonso.